Ah, finalmente un bel film d'animazione stasera. Poi il Tales Infinite che inizia, muovetevi! Arrivo! Non aspetto nessuno. Meno male. Ma che casino. Meno male, stasera ci sono, c'è da lavorare, stasera non si casta nulla, meno male, chi ne voglia. Cazzo, voglia di castare. Basta! Metti il doppio sonoro del canale YouTube, dai. Vai. Allora, devo mettere il film, sicuri? Dai, aspetta che... Dai, metti la novità. Metto la novità, adesso sta per iniziare. Un attimo. Ah, eccolo qua, zitti. Guerra globale. Bello, mi garba però. Stai zitto. Sta zitto! Vabbè, qui sparano. Apparve una nuova speranza. Vedi, poi schiaffi. Una task force internazionale incaricata di portare al conflitto. Bow. E ridare la libertà. Chissà chi è quell'attore lì. Le nazioni. Eh? Overwatch. Quella è la Shin. Soldati. Quella è una Shin. Quello è un giocatore di basket. Era un giocatore di basket. Ma di che parla questo film? Che figa è! Si vede che è la più forte! Eh sì. Pixio di merda. Bimba mia. È una scimmia quella! È una scimmia! Con gli occhiali! Madonna Fabri. Come intellettuale. Quanto è lui la film? Non è che quella grande. È Winston. Grazie. Ma ci vedo! Zitto che non ci sento. Oh, quello era inizio al film. Oh, meno male. Boh, guarda che bimbi, che voglio fare? Che film è? Ma è fine vita! Non è molto volta a finalizzare! Cazzo c'entra la Blizzard sui cartoni animati? No, ditemi per fuori che c'entra! La Blizzard è tutto questo te l'ho fatto nel culo! Lascia stare Mr. Babbo! Ma quindi? E quindi? Ah già! La Blizzard ha fatto un nuovo gioco! Lo sapevi? Vabbè. Non lo sapevi! Dimostriamo l'emozione come se fosse la prima volta! Avete fatto un nuovo Allora, dopo questa grandissima cagata, iniziamo a parlare di Puzzo di schifo, momento ascellare che ha prodotto un turbine di patto. Allora, avete appena visto l'intro di Overwatch, adesso dobbiamo prima iniziare a spiegarvi cos'è il gioco, farvi vedere qualche immagine del gioco, tutto quanto quello che volete del gioco, curiosità e tutto quanto. Dobbiamo ringraziare tutte le persone che ci hanno dato queste informazioni, perché noi siamo pigri, ovviamente non andiamo a fare niente. Sì. È per questo che siamo in collaborazione, fare in modo che noi non dobbiamo fare niente. Grazie collaborazione! No, grazie. Ringraziamo collaborazione. Io non mi ricordo però. Dai. Allora, dobbiamo ringraziare Battlecraft. Grazie Battlecraft. Pound.it. Avete fornito notizie, curiosità e anche l'intro. Perché... Pound.it. Pound intendi? Siamo Pound. In Italia, Dio santo. Pound. Pound. Anzi, dovrebbe essere Pound. Pubned. Scusate, Cioè, avevate a mettere cicciampai.it. Allora, cicciampai.it ci hanno dato nulla, sicché iniziamo a ringraziare gente con cetto. Le ringraziamo perché sono stati utilissimi a darci tutte queste informazioni e forse gli farà piacere essere nominati in questo video. No, secondo me no, gli fa incazzare. Perché fa schifo. Si rinunciano. Querele a Gogo. Va bene. Adesso andiamo a vedere. Cosa andiamo a vedere? Nulla, basta. Ciao. Andiamo a vedere i personaggi. Su, dai. Prima. Saluta. Ciao. E bentornati a un nuovo video di Overwatch, perché questo è un nuovo video di Overwatch, ma non è... L'abbiamo fatto quanti di Overwatch? Ben zero, penso. È il primo e tra l'altro lo stiamo attaccando al pezzo di prima. Ma perché ora siamo cambi? Perché allora, giusto, ci deve essere una connessione tra lo schermo di prima e lo schermo di dopo. Perciò, la connessione sarà... Questo è il primo gioco della Blizzard che è PEGI 16, ed essendo PEGI 16, scappare! Esatto! Vaffanculo, Zinaris, lo posso dire perché è PEGI 16, merdoso, non PEGI feto! Va bene! Va bene! Ora possiamo andare. Questa era l'intro, che è bellissima, splendido intro, che mi inventi. Ok. Bellissimo. Adesso andiamo a dire le cose più allora, parliamo di Overwatch. Il nostro buon Talisin, che è il nerdone di FPS, andrà a dire...
Overwatch. Ricordaci di mettere un sacco di cazzo. No, puoi anche non dirlo per adesso. Va bene, ok. Allora, in questo gioco di cosa si tratta? Chiaramente, come si è detto, è un FPS, quindi un gioco sparatutto a squadre. È importante innanzitutto stabilire che è un gioco esclusivamente nato per il team play. Ah, aspetta, ora che mi ricordo, vi facciamo mettere almeno sottofondo, almeno non vedono solo le nostre facce, il trailer gameplay del team play. Esatto. Oh. Quindi beccati questa bella Blizzard gigante, leviamo l'audio e a posto. Vai. Allora, fino a corto discorso. Bene, così almeno, esatto, vai, molto bene. Allora, praticamente qual è il ragionamento? Il ragionamento è che non c'è di sfondo una storia che viene giocata come, diciamo, in prima persona, una sorta di modalità campagna che ultimamente è tanto importante all'interno degli FPS più moderni. Ovviamente, ma tutto, ma per esempio altri giochi, Call of Duty la campagna ce l'hanno, vabbè, però in teoria ce l'hanno e tanta gente la richiede, la esige, e quindi la fanno per forza. Ma sono tipo quei faggot che fanno schifo. Allora, qui la storia è importante, ma è raccontata attraverso le mappe, attraverso le missioni che vai a fare nel gioco. È importantissimo, riprende il concetto anche di Heroes of the Storm, per cui è importante il team play, non il singolo. Quindi, e parole testuali, le fighette prime donne non contano più niente. Per esempio, le modalità deathmatch non saranno neanche implementate, ma sono tutte mappe a missioni. Le mappe non sono assolutamente lineari, ma avranno vari modi per poter essere navigate e esplorate. Gli stessi personaggi hanno modi differenti di navigare le mappe. E non si parla di classi, che sono limitanti, perché comunque sia, una volta raggiunte le 9 classi, non è che puoi implementare altre cose senza essere ridondante. 9 è un numero caso. Perché è un bel numero. È il numero di La cosa bella è che non si parla di classi, ma si parla di eroi, che possono essere N, fin tanto che sono bilanciati. E la Blizzard sappiamo che con bilanciamenti ci sa fare. E quindi, diciamo, credo, fermi un attimo in questo punto, flammate adesso qua sotto, flammate tanto. Parliamo del bilanciamento, ok, molto bene. Quindi, ma non dovevi dire la frase poi che hanno detto della vita su Team Fortress? Lo dici dopo? No, dopo. Ah, dopo. Allora. Cioè, ma ti sei già ascoltato la scheletra in 3 punti. Lo so, ma uno mi ha guardato, ha messo il cervello così. Ok, allora diciamo, la modalità unica di gioco in realtà sarà una soltanto ed è una 6v6, che però avrà appunto varie mappe, ogni mappa avrà il suo sviluppo, il suo modo di essere giocata, e avrà vari obiettivi. Quindi diciamo, il gioco comunque sarà sempre differente, perché ci sono, come dicevo, vari modi di affrontare le stesse mappe. Verrà spronato l'utilizzo di cambiare eroe molto spesso all'interno della stessa mappa, quindi non è che uno si fossilizza su un eroe e gioca soltanto quello, ma sarà appunto spronato il cambiamento e gli usare tanto i personaggi differenti. Ed è importantissima la dinamicità nel gioco, non tanto il realismo. Io ho una domanda difficile per te. Sentiamone. Ma tutti i personaggi, tutti gli eroi di Overwatch, sì, facciamo parte tutti del team Overwatch, nel senso della spiegazione che abbiamo avuto all'inizio di questo video di merda che stiamo facendo, oppure alcuni autostima non lo so. più 1000 Oppure dimmi che questo è un video di classe e hai ragione, però è un altro discorso. Dicevo tutti i personaggi scollegati dal contesto. Dicevo, tutti i personaggi facciamo parte del vecchio team di Overwatch o no, secondo la storia? Allora, la storia, diciamo, la storia che ci sta dietro è, chiaramente adesso è raccontata agli sgocci, quindi sappiamo poco o niente. Sappiamo che è un team di eroi, di gente fortissima e fighissima, che hanno salvato il mondo dall'oscurità, dal pattume. E però chiaramente, una volta che il mondo è salvato, che fai? Boh, gioca più o muori da eroe, sì, o vivi tanto a lungo da diventare un cattivo. Va bene, molto bella questa citazione, grazie. Che succede? Semplicemente il video di introduzione che abbiamo visto all'inizio, il nostro bellissimo cartone animato inizia con Overwatch, che è già bella e passata, ormai tutti se la sono scordata e è giù buona per i musei. E invece a questo punto, dato che sta tornando a seguito di 30 anni di pace, di nuovo il nuovo Pattume 2, e Overwatch si è spaccata in due. Overwatch si è spaccata, sono diventati mercenari, sono andati ognuno per cavoli loro, okay. E quindi a quel punto pesci in faccia come non ci fossero domani. Pesci, va bene. Fa schifo. Allora, cosa succederà dopo? Perché succede? Perché stiamo castando? Lo scopriremo giocando le varie mappe e andando a scoprire la storia. Ok, l'origine di Overwatch. Allora, parliamo dell'origine di Overwatch. Mi sembra di essere l'interrogazione al liceo. Allora, vogliamo dire che Overwatch è stato fatto in un anno lunghissimo. Cosa hanno fatto? No, esatto, devi spiegare tutto. Dai al volo, perché c'è una storia di santo. Basta! Allora, è enorme! Oh mio Dio, mi scoppa!
Ma cosa succede? Allora, vi ricordate il progetto Titan che è stato annunciato l'anno scorso, che è fallito? L'anno scorso, mese scorso. Mese scorso hanno fatto l'annuncio. Allora, mese scorso hanno annunciato che Titan era fallito, doveva essere il seguito di World of Warcraft, e è andato tutto in putis, e quindi la gente ha detto: che sta succedendo? Non hanno deciso l'anno scorso di chiuderlo, e hanno detto niente a nessuno, e hanno fatto. Sì. Che facciamo adesso? Dai, tre moschettieri della Blizzard, che sono i creatori di World of Warcraft, io direi un FPS, io direi tanti begli eroi, vabbè, allora facciamo Overwatch. Hanno preso tutte le cose più fighe degli FPS degli ultimi anni e hanno concentrato in un tripudio di bello! E ha scoppiato tutto! È un bello super concentrato con i denti che ti picchiano e allora, tu dici che bello allora, sta morto! Lo concentravano, poteva uscire o Overwatch è un'ottima cosa o Feuerbach che fa schifo. Quindi, senso, una di queste un due. Se gioca lui a Overwatch finisce il mondo, guarda Dio, l'alfa e l'omega sono diventati. Allora, e quindi cosa succede? La cosa bella però è che hanno iniziato appunto i creatori di World of Warcraft e poi tutto il team Blizzard si è unito per fare questo gioco, quindi alla fine è uno dei giochi che ha avuto la maggior parte della cooperazione di tutto il team di sviluppo e a questo punto noi non possiamo aspettare altro per provarlo. Come dice in fondo... Resistenza di momento! Beh, ecco, ora chissà che cosa hai fatto. Ora, Beta nel 2000 è uscita la presa sullo sgabello e la cicletta. E non c'è sei stato bravo. Comunque, nostre facce di nuovo perché il video è finito. Beta nel 2015. Ma poi continuare a metterci le immagini, però. Ora, le immagini non ce le metto perché adesso andiamo a spiegare i singoli pezzi. Secondo me, qui sotto sarebbe carino se, sotto mentre stiamo parlando, scorressero varie immagini di pesce. Panini. No, di pesci. Tipo una spigola. Poi una taglia che si rompe. Una taglia che si rompe. Tu non puoi dire spigola in questa casa su quando sei su quelle sedie. No, sono sulla sedia sbagliata. Lo so che non sono sbagliata. Ma sedia metto più indietro. Sai che qui ci devi inserire la clip di Riccardo. No, non ce la metto. Va bene. Immaginatevi. Adesso andiamo a spiegare. Cazzo di testa. Ma l'hai visto? Allora, una curiosità. Riciclo la battuta di prima, non sembra più signor Gaskman. Signor Taridin, ma come mai Overwatch non sembra una copia di Team Fortress 2? Allora, abbiamo... E la posso dire perché è stata fatta la domanda direttamente a me. Al signor Obama. Allora, diciamo che... Allora, praticamente tutti quanti vedono grafica cartunosa FPS uguale a Team Fortress. Allora, chi dice questa stronzata probabilmente non ha mai giocato a Team Fortress oppure vuole lanciare una provocazione. Perché, a parte il fatto che in Team Fortress ci sono le classi e qui ci abbiamo gli eroi, le mappe vengono giocate in maniera completamente differente, mentre... Dato che Team Fortress ha delle mappe solitamente a percorsi tipo cattura il punto, cattura la bandiera, la payload per cui devi portare la bomba fino dal punto A al punto B, eccetera, eccetera, l'arena. In questo caso abbiamo delle mappe che saranno molto, avranno degli obiettivi che saranno semplici concettualmente, quindi probabilmente simili, però avranno poi lo sviluppo, dato che comunque sono due squadre che si combattono, avranno uno sviluppo molto più complesso, anche perché, come dicevo prima, le mappe non sono lineari. O quanto, chiaramente avranno un minimo di linearità, parleremo sempre di un punto A a punto B, ma con il fatto che i personaggi hanno modo di muoversi completamente differente, differenziato l'uno dall'altro, cioè quello che ha il jetpack che fa i salti più alti, quello che fa parkour, quello che vola, cioè quello che blinca, hanno un modo di gestire, ogni personaggio ha un modo di gestire. E poi è quello che va a piedi. È quello che plana, c'è anche chi plana. Cioè alla fine ogni personaggio ha il suo modo di gestire una mappa, di muoversi su una mappa. E quindi anche di sfruttare la mappa a suo vantaggio e a questo punto giostrarsi in maniera differente. Le classi, se vogliamo parlare di classi, qui sono quattro, perché sono le classi d'attacco che servono per prendere punti ma poi non mantenerli, perché chiaramente sono fatte di carta velina. Ci sono le classi da difesa che invece servono a fare da supporto, diciamo da guardia del corpo a chi fa più danno. Ci sono i tank che appunto hanno tutta la parte di difesa e di protezione. E poi ci sono i supporti che non soltanto danno, sono quelli che sono considerati i leader, ma anche appunto danno buff, debuff e cose di questo genere, e comunque vantaggio la propria squadra. Ok, quindi le classi sono queste. Quindi, se vogliamo rispondere, Team Fortress e Overwatch sono la stessa cosa? No, perché una 9 classi e l'altra infinite eroi. Dai, allora, detto allora, questo, io volevo la frase specifica che aveva detto il tizio della Blizzard. La frase specifica che ha detto il tizio della Blizzard, che è un gioco, che è un gioco sugli eroi, non sulle classi. No, quando parli di Team Fortress e tizio, dai, intanto ce la fate, che erano onorati, che onorati un cazzo, fate schifo. Non c'ho
non c'ho 1900 ore su Team Fortress, io no, no. Mai giocato. No, mai anch'io. Giocato. Allora, solo con te. Detto questo, possiamo andare a spiegare le classiche, se le classi, gli eroi che sono usciti finora. Non le classi, gli eroi. Ok? No, andiamo a spiegare gli eroi. Play ancora, guarda, come sai, brucio. Qui in questo punto qui arriva il primo non mi piace dell'omino che ci mette non mi piace. No, il primo non mi piace arriva durante il trailer, durante tipo proprio non mi piace. No, testa di cazzo! Vecchio testa di cazzo! Mi è arrivato un bambino grosso di su braccio. Perché è una testa di cazzo! Basta! Abbiamo 12 ore da presentare. Eccoci qua col primo eroe. L'uccellino giallo! Sì, bene! Allora, guarda, questo è Bastion. Bastion è un eroe da difesa e ha due modalità di gioco. Le sue abilità sono: uno, essere d'assalto, quindi andare, come si vede, a girare a sparare nel muso alle persone con rabbia e rancore. Altrimenti ha la modalità da difesa, che è la riconfigurazione, che gli permette di cambiare da, appunto, da assalto a difesa. Diventa una torretta statica, gli viene una barriera in faccia e inizia a sparare con la sua minigun in bocca a tutti quelli che gli passano davanti. Quindi, diciamo, le sue abilità è molto semplice concettualmente, perché comunque è assalto e difesa, e poi però è difficile poi da poter utilizzare al meglio. Ha anche un'altra abilità, che appunto è la sua abilità di ripararsi, e infine la finale è una mina autoguidata, che poi a un certo punto, quando arriva un nemico oppure su comando, si alza, una salva tutto intorno e esplode. Durante un bel po' l'esplosione. Sì. Guarda, tra l'altro si possono anche vedere i tasti che vengono utilizzati. Scritti in alto. Esatto. Quindi col mouse si guida, con la Q si attiva e questo era Bastion, il primo eroe. Oh, questo è già il mio eroe preferito. Manzo! Allora, questo eroe utilizza l'arco e le frecce, chiaramente. L'attacco principale è sparare frecce, pensa un po', come il discorso, no? E avere i petali di ciliegio tutto intorno. Ha una cosa molto figa, che allora, vabbè, poi il suo attacco speciale è la freccia sonica, sì, che permette di rilevare la presenza di nemici nelle vicinanze del punto in cui viene colpita la freccia. Vede solo lui o anche la squadra? Vedi tutti gli avversari. Poi ha la possibilità di fare parkour sulle strutture, quindi ecco già qui vediamo un modo innovativo di gestire le mappe. E poi ha una freccia che praticamente è una freccia che rimbalza sulle pareti, che colpisce più volte e si sdoppia, quindi la vera skill. E lì si vedrà la vera skill. E infine questo attacco, che è bellissimo, è il drago nel culo, famosissimo. Draghi nel culo! Con doppiato analisi, ne è copyright, non sarebbe la denuncia. Questi draghi, dato che non avevano voglia di impostare per bene il no clip, hanno deciso: beh, passano attraverso i muri, chi coio coio. Sì, no, ma è passano attraverso forte. I muri, fine, zitti anche. Troppo forte! Con questa tirata. Vedi dove tiri i draghi attraverso i muri. Vai! Dragone! Non era combo più bello. 15 player kill, di santo. E questo era Hanzo. Hanzo! È già il mio personaggio preferito. E andiamo con Mercy. Allora, la signorina qui, chiaramente penso che si capisca che è un assassino. No, sì, in realtà sì. È un supporto che con il proprio caduceo benefico, che non è una parolaccia, semplicemente serve per mantenere la cura sui propri alleati. È il suo bastone il caduceo. Esatto. O la cura propri alleati, oppure la velocità d'attacco anche. Ha due modalità, tasto sinistro e tasto destro. E altrimenti il caduceo punitivo, che semplicemente è un'arma secondaria che serve per sparicchiare pippolini, ma chiaramente è giusto per difesa nei casi estremi, non ci vai certo a giro a ammazzare la gente. Vai, e se lo fai sei un trollone di merda, e tutti sanno che chi va a giro col medico a ammazzare la gente è un cagacazzi, odiato da tutti, okay. Molto bene. E quindi poi l'angelo custode è questa abilità per cui permette di raggiungere un proprio avversario, con semplice click del culo. Oppure la discesa angelica permette di planare dalle superfici più alte verso il basso. E infine la resurrezione, tutti i propri amici che sono caduti da poco tempo possono essere resuscitati col solo click della Q. Debole. Ah, full vita. Perché c'è, comunque, quando muori hai un minimo di tempo per prima di respawn, appunto, e tempo di essere riportato in vita. E questa è più. Allora, questa, signori, è Farah. È un esempio di un personaggio che è stato creato non dal concept art, quindi hanno pensato a un disegno figo e poi l'hanno creato, ma hanno creato il personaggio e poi hanno deciso come disegnarla. Con tante prove, tipo anche una sorta di porco rosso. Con lanciarazzi. Vediamo il primo attacco, chiaramente, il lanciarazzi. Ha l'abilità di propellersi nell'aria con propulsori, quindi un altro modo ancora per potersi spostare nell'aria. Ha gli aerogetti, quindi può planare in orizzontale. Volicchiare, sì, esatto. Sì, mantenere l'altitudine. La scarica esplosiva praticamente è una sorta di bump. Knockback.
Knockback, esattamente. E poi la pioggia di fuoco sono missili come la grandine sui propri avversari. E qui le vediamo in azione. Questo li fa un volo. Tra l'altro, ti ripeto, la cosa bella è che questo personaggio, guarda, se te vedi, guarda, ha il fuel, tra l'altro, l'indicatore del fuel che ti dice quanto puoi stare in aria. E quindi ti puoi posizionare, piazzare e poi scaricare i. Lei è un assassino. Cioè un attacco, come si chiamano? Mi sono già un pesce. Pesci. Andiamo a fare. Ecco l'eroe dei bimbi minchi a cui nessuno piace. Nucleare. Madonna, è ignorante. Allora, due fucili a pompa, chiaramente questo è un attaccante di quelli ignoranti. Non li carica, li butta e ne prende altri. Ne butta e ne compra di nuovo. Aspetta, mentre cammina. Guarda, boom, boom, per boom. Forza. Li lancia, guarda! Come nei film americani che prendono i fucili di tipo 100.000 attacchi. Ah, è forma alla forma spettrale praticamente non può attaccare, ma non può neanche essere attaccato. Non e si può sposta. Subire danni, no. E si sposta, chiaro. Però viene visto. Eh beh, ovvio, però insomma intanto te ne puoi approfittare. Passo d'ombra è un blink. Ha un minimo di tempo di caricamento. A quel punto poi però ti sposti dove vuoi. Sì, la superficie sì, che vedi sì, ti ci puoi spostare. Cioè, molto forte. Molto forte. E poi la spira della morte è un attacco alla valla. Per cui inizia a sparare. Sì, sì, è proprio l'ultimate di valla questa. Ma lui è per... no, allora la Blizzard ha copiato la Blizzard però. Sì, oh. Ah, tra l'altro una piccola curiosità, no, parlando di Heroes of the Storm, non vorrei dire, ma questo personaggio, cioè i personaggi di questo gioco andranno prima su Heroes of the Storm che su Overwatch. È a posto. Qual è il problema? Te ne privi. Oh, andiamo a vedere il primo tank del gioco, Reinhardt. Sai che ha 60 anni il signorino? Ah sì? Sì, sì, è un vecchietto. Li mantiene bene? Allora, esatto. Ah, aspetta, questo... magari se ne va il casco c'ha più rughe lui che... che cicciolina. Non è per quello. Non è che in realtà si è preso l'armatura apposta per evitare di far vedere lui perché ci teneva. Ah, tasto sinistro, martellate nerghigno, tasto destro un bello scudo che serve appunto a proteggere gli alleati che... Ma non può attaccare! Non può attaccare, chiaro. Allora, con la carica è bellissimo, chiappa il primo che prende in fila e se per caso con la carica raggiunge il muro, lo schianta e gli fa un botto di danni. Lo scoppia. Quindi attenzione a mettersi esattamente in fila. Cos'è il dardo di fuoco? Il dardo di fuoco praticamente è un attacco utilizzando un martello, lancia l'attacco lineare dove sta guardando e poi la sua finale è lo schianto sismico per cui fa cadere a terra. Non fa molti danni. Non fa molti danni, ma dà un appunto uno stun. Knockdown quel tempo lì è la fine. Un knockdown, sì, praticamente su. Guarda, pompesta! Bomba! Doppio Lolo! L'altro pescaedro! Ok, sì, oh. Apposta. E poi magari un camoncino. Fine. Fine, lui è il. Ha preso la fino, ha preso. Fine. Non era rotino. Un altro support, vi facciamo vedere quanto sono interessanti i support in questo e gioco. Sexy. Allora, proiettore fotonico semplicemente ha un danno come le lance del vuoto che più ti non tocca. Non hai visto l'ultimo support. Più ti tocca e più. Cioè più ti tocca, più ti punta e più danno ti fa. Vai, vai. La lancia nel vuoto. Poi il proiettore fotonico semplicemente è una bombolina che tira col raggio invece che utilizzare appunto la scudi. Basta, sì, perché fa un sacco di danni agli scudi. Okay. È importante soprattutto per quello, per le cose energetiche. Okay. È possibile poi piazzare delle varie cariche sui muri, che sono dei droni sentinella che torrette sono. Sì, che però non fanno danni, rallentano. No, quelli come è morto di noia. Rallenta il cuore. Poi c'è lo scudo fotonico che appunto è uno scudo, questo c'è poco da dire. Il televarco, praticamente dal punto di spawn puoi entrare nel varco e uscire direttamente al punto in bello lei, esatto. Forte. Mamma mia. Poi è bello perché ogni personaggio, la cosa bella è che ogni personaggio alla fine ha il suo stile. Sì, sì, grafico, sono tutti in modo completamente al suo stile, diverso. Modo di gioco, esatto, e sono completamente. Bellissimo! Questo invece è un personaggio che è nato prima come concept art che come funzionalità del personaggio, perché no, vogliamo il nano. Un nano ignorante. Allora, c'ha la spara chiodi che può sparare o dei chiodi oppure dei ciocchi di metallo fuso. Vediamo che si chiama Torbon. Ma quanto è bello. Si chiama Torjorn. Oh, Jorn. Spara chiodi, dice, ha due modalità attacco, o spara tipo cannone flak, oppure chiodi singoli. No, hai usato un'arma di un altro gioco, ma sei matto, ora verrei bannato per sempre dagli imbecilli. Guarda il martello da foggia, da solo non serve praticamente a niente, semplicemente vedi, hai la possibilità di selezionare e switchare. Visto che poi ogni personaggio ha anche i suoi comandi, e questo che è bello. Poi puoi piazzare la torretta, mondiare il caso che aspetta, e poi col martello, che è la seconda modalità, ci tiri forze sopra delle grossissime bastonate per potenziarla e per ripararla il sistema. Perché si sa che se più picchi uno più migliore. Certo. Sempre anche la vita reale. Beh, quantomeno utilizza la sua mini forgia personalizzata per poterlo fare. Quindi ha un po' senso. Poi puoi lanciare dei moduli d'armatura. Quindi lancio oggetti proprio sulla mappa fisicamente, che gli altri possono raccogliere e potenziarsi. Ma quella della squadra avversaria, io la costruzione blu. No, solo i tuoi posso prendere. La modalità nuclear dent e il molten core ti permette. Invece il nome in inglese, che sì, no, è per italiano. Sì. Molten core. Ascolta.
Guarda, guarda come sei veloce a tirare sulla roba. Guarda come sei veloce, attacca anche più veloce, eh. Ok. Hai un tempo, esatto, hai un tempo ovviamente di basso, un tempo che dura. E sono schiaffi. E questo era il nano colpo. Ah, è Tracer! Sì! Che gnocca, come l'adoro. Allora, Tracer è una bellissima giocatrice di assalto, d'assassino, con pistole di impulsi che ricarica ruotandole come le fighe dove sanno fare. Dai zitto, è come che si ricaricano le cose quando hai stile. E spari con le doppie pistole. Poi c'è la maiuscola che praticamente è un blink ignorante. Guarda come ballo! Io salto! Sta vibrando! Il flashback che praticamente ti porti indietro nel tempo. E qui vedete un utilizzo del flashback a bomba, oh, che dove ammazzi tutti i Reaper avversari, i Pixie avversari, tutti, tutti. Guardate, allora, praticamente avete la bomba in pulsi, la lanci lì e poi esplode la Widowmaker perché deve morire gonfia. È semplice, ma guarda, non c'è più Widowmaker. Non c'era un non c'è più, guarda come si fa. Vai, maiuscola, bomba, metti gli spari, boom, gli lasci la palla, flashback, torni indietro, boom, non c'è più. Fine del gioco, ci vediamo alla prossima. Però è meglio spiegato della storia. Oh, sì. Finalmente il personaggio più amato dai portatori sani di Fedora. Widowmaker è un personaggio di difesa. Gnocca. Perché appunto, avendo questo suo rifle che vabbè spara bacio della vedova. Bacio della vedova. Che è appunto uno sparo a mitragliatore a cose normali, ma invece diventa un fucile da cecchino premendo il tasto destro. Quindi è molto utile per appostarsi e difendere le posizioni. E questo è lo scopo vero, diciamo, il cecchino. Esatto. Più che l'altro. Sì, infatti. Vabbè, comunque a giovane età, quantomeno. Ecco, Tuner Muso. Tuner Muso lì perché fa schifo. Tuner Muso. Comunque non sul niente perché non c'è nessuno di sotto. Poi ecco, un'altra modalità di spostamento è il rampino. Guarda molto quanto è bello. Bella, guarda molto quanto bella è bello. Cioè, ti arrivi, ti piazzi, ti metti dove ti pare. Poi la mina benefica, quando qualcuno ci passa accanto, ti scaramella. Esplode e ci fa danno nel tempo. Guarda, guarda. Non è la scorreggia di quelle pesanti quando mangiamo noi insieme. È il bisogno termico che va nerfato, mi sto già pensando io. Il bisogno termico, tra l'altro, gonfia anche il culo della Widowmaker. Sì, è importantissimo. È dimostrato, eh. Gli cresce il culo quando c'ha il bisogno termico. Bella, Dio santo. Eccola qui, cecchino con visore termico, è finito il gioco, giocherà con un gran culo. Giocherà un culo. Best cecchino Basta. Questo è Dartilus. Grande. Primo attacco, cannone Tesla, attacco ravvicinato ad area. È una way a cono di frontale praticamente. Okay. Con l'ipersalto utilizza il jetpack per fare dei salti che oltretutto nel momento in cui è a terra fa anche una piccola onda d'urto e danno. Fa danno a quelli a cui si appropria. Okay. Col protettore difensivo crea una barriera a cupola che protegge se stesso e i propri compagni. È enorme. Sì. Perché fino a che ha degli HP quando sono finiti si rompe. La rabbia primordiale semplicemente parte, va in berserk e non ha più danni d'armi, ma danni a schiaffi nel muso. E salta. Salta, ha più HP, ha chiaramente molti più danni e si arrabbia. E può usare il jetpack, quindi il salto molte più volte. Esatto. Non è che abbia tutto questo grande arsenale questo personaggio, però forse è divertente. Oh, e questa è Zenigata, è la cosa di Lupin. Tu avevi detto, che tutti i support erano gnocche, lui non mi sembra una gran gnocca. Fa schifo. Allora lui cosa fa? Il primo attacco semplicemente lancia i pippolini che ha il collo. Quella è l'anticarte cinese della masturbazione. Volendo la può anche, vedi, tenendo il tasto destro può caricare e poi mandarli in un volley di schiaffi nel muso alle persone. Così. Fa proprio rumore, fa tutto. Ok. Poi con il globo dell'armonia lo mette su un proprio alleato e praticamente lo cura nel tempo. Ci sarà un solo globo, potrà avere un solo globo attivo. A vita, sì. Cioè, nel senso, devi attivare uno, ne tiri l'altro, dura finché sei vivo. Okay. Poi puoi dare il debuff che ti prende più danni, esatto. Che si prende più danni lui o sì, prende più danni. Ok, perfetto. Sì. Cioè, i globi rimangono attivi fin tanto che sei vivo, fin tanto che non ne metti a qualcun altro. E poi c'è? La trascendenza diventa immortale e tutti e te e tutti quelli che attorno di quali lati si curano. Bello. Però non ti puoi muovere e non puoi fare attacchi. Vabbè, però non prendi danni, se no. Sì. Okay. E questo era l'ultimo supporto dei 12 Zenigata. Che hanno presentato. Dei primi 12 personaggi primi che hanno presentato. 12 personaggi che hanno presentato. Adesso rivedete le nostre facce perché siamo belli. E Madonna, come mancava la tua faccia. Volete aggiungere altro? Possiamo dire che ci sono altri tre eroi nell'immagine iniziale che non sono stati presentati in video. 33.000. No, cioè il cowboy con la doppia revolver. C'era più di tre, Sono 30.000, c'è un
hai visto Metroid? Guarda, metti l'immagine, scusa. Questa sì, ma c'è un'altra. Ah, ok, vai. Sì, vai. Ma questa è l'immagine degli straccioni, noi vediamo le immagini belle. Va bene, loro non la stanno vedendo. Loro non la vedranno. Allora, quello che tu ti stai dicendo è questa immagine qui. E io te la faccio vedere. Ah, c'è il tizio con la katana. Dio di Dio, se c'è il pallavolista, c'è quello con la smart suit. Poi c'è. C'è Tracer, basta! Fine. Cioè. Qua c'è il robottino. Sì, no, c'è vabbè, c'è Tracer, lo vedi che c'è Tracer? Cioè, sono questo è un bellissimo. Heisenberg lì? C'è Heisenberg, infatti. C'è Heisenberg, oh mio Dio, come mancato Heisenberg! Va bene, nessuno vedrà niente di tutto ciò. Ok. Cosa vogliamo dire alla fine? L'hai già detto quello dei, dei forum che liccavano? Ah, no, bello questo. Che bello. Allora, per proteggere tutto il discorso di Overwatch, perché Overwatch è venuto fuori soltanto al BlizzCon? E perché è epico? Perché praticamente cosa hanno fatto? Quando hanno saputo che si riprende il discorso all'inizio? È che non si potrebbe dire, ma non importa. Perché? Cosa? Manovra di. Va bene, niente, non ti preoccupare. Lo sanno tutti, lo sanno oramai. Hai ragione anche te. Cioè, basta. Il vaso di Pandora è stato aperto. Cosa è successo? Praticamente, dato che sapevano già dal 2013 che praticamente Titan era morto. Esatto. Tra l'altro Titan era morto nel 2013 e nessuno sapeva niente. Esatto. La Blizzard ha continuato a. E Michael Patcher che diceva stando che la Blizzard ci ha perso 100 milioni di dollari. Ma cosa? Ha iniziato a leakare informazioni a caso su vari forum. Fino a che non hanno beccato quello che effettivamente leakava. L'hanno chiuso, l'hanno messo a calcio nel culo fuori dai coglioni. E poi che è successo? A quel punto hanno tenuto soltanto i forum buoni e non è uscita una parola di Overwatch. Cioè, infatti sono molto orgogliosi che sono riusciti a non far divulgare nessuna informazione di Overwatch fino a BlizzCon. Poi stiamo parlando comunque di forum interni anche loro, interni cioè del. No, no, tutti i forum si sta parlando. No, che era tutti i forum di tutto il mondo e hanno fa chiuso. Sì, sì, anche quelli. Sì. E indovinate su che forum segreto eravamo noi, ovviamente quello degli stronzi che hanno chiuso. Esatto. Ucciare Gianluca era pronto lì con cartellino. Sì, tipo era così. Allora, in Heroes of the Storm, Babbo Natale come personaggio giocante. Ora se mettono Babbo Natale chiuso, ti mandano. Sì. Ok. Questo era il day 1 di questa BlizzCon Week, vogliamo ringraziare ancora Battlecraft e Spawned.it, mi raccomando, se volete condividere il verbo con i vostri amici ignoranti e deformi, condividete questo video. Hashtag Cinciampai. Hashtag Cinciampai. È importante, ricordate, Desa fa schifo.